Ciao a tutti e bentornati alla nuova serie di pillole Photoral dedicate alla macrofotografia odontoiatrica. La puntata di oggi nasce per rispondere alle domande che mi avete posto riguardo l'acquisto di un illuminatore anulare rispetto ad un flash anulare. Vi spiegherò le differenze tra i due oggetti che portano ad un costo più elevato dell'uno rispetto all'altro. Quelle che ho in mano sono un flash anulare ed un illuminatore anulare. Sembrano uguali, ma qual è la differenza tra i due? Un flash anulare permette di effettuare scatti con una grandissima profondità di campo grazie all'emissione di una fonte luminosa molto potente. L'illuminatore anulare non ci regala le stesse possibilità di un flash perché la fonte luminosa proviene da dei LED poco potenti, quindi buono per la ritrattistica ma inadatto, inefficace per la macrofotografia odontoiatrica. Vediamo in dettaglio come risulterebbero due scatti realizzati con la stessa impostazione della fotocamera, cambiando solamente la fonte luminosa. Realizziamo uno scatto con il flash anulare. Foto esposta correttamente con una buona profondità di campo. Ora, con la stessa impostazione della fotocamera, cambiamo la fonte luminosa. Mettendo il nostro illuminatore anulare. Inseriamo l'anello dove poi andrà agganciato il LED. Ed effettuiamo il nostro scatto. Come vedete la foto non è esposta correttamente e non è nitida in tutte le sue parti. Quindi per la fotografia odontoiatrica preferiamo usare flash. Anche per oggi abbiamo concluso. Abbiamo visto la differenza tra un illuminatore anulare ed un flash anulare, capendo anche perché c'è una sostanziale differenza di prezzo tra i due. La prossima puntata recensiremo particolari specchi ed apribocca. Mi raccomando, continuate a seguirci. Un ciao da Giuseppe Rocca.